In fondo, in fondo, bisogna tirare tutto, non si vede. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera soprattutto a Giovanni Ferracina della pasticceria Venezia, a Piera Bolzani della pasticceria Bolzani ed eccola a Michela Bertuzzo della Ciao a pasticceria tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, insomma, un po' di settimane che facciamo dirette come questa, l'abbiamo dedicata a tantissimi temi. La prima l'abbiamo dedicata all'emergenza in provincia di Bergamo, erano proprio gli inizi dell'emergenza Covid a Bergamo, insomma, epicentro di questa crisi e di questa, insomma, ormai possiamo dirlo tragedia da tanti punti di vista. Poi abbiamo parlato di tante cose, dalle misure dell'Europa, quelle nazionali, la raccolta fondi per gli ospedali. Adesso vorremmo, nelle prossime settimane, dedicarci ai settori più colpiti da questa emergenza e iniziare anche a riflettere, ovviamente, sul dopo, perché abbiamo capito, tra l'altro, cosa che all'inizio non c'era poi così chiara, che non ci sarà un giorno in cui finisce questa situazione, ci sarà una transizione che ovviamente dobbiamo capire come affrontare insomma, per ritornare a una vita quanto più normale possibile. Abbiamo voluto insomma, iniziare questo viaggio, questo percorso con le categorie che hanno insomma, risentito di più di questa situazione con tutto il mondo della ristorazione, della somministrazione, quindi le pasticcerie, i ristoranti, i locali, perché sono quelli insomma che fino a poche settimane fa accompagnavano la nostra vita, perlomeno la mia, ma insomma, penso quella di molti di noi, dalla mattina alla sera, dal cappuccino e la brioche al pranzo, all'aperitivo o al drink dopo cena. Insomma, è una cosa a cui poi nel nostro paese siamo, per me, giustamente particolarmente legati ed affezionati, ma al di là diciamo dell'impatto che ha su di noi clienti, su noi persone che li frequentiamo, in Italia è un settore che dà da lavorare a quasi 1 milione di persone, è un settore che appunto ha tantissime realtà vive, attive, quindi si parla appunto di imprese, si parla di realtà fondamentali per il futuro del paese. Quindi io ho fatto solo questa breve introduzione per dire che oggi l'obiettivo è ascoltarli, ascoltare appunto le pasticcerie, ascoltare i ristoratori, ascoltare i locali per capire, uno, come hanno vissuto queste settimane, come le stanno vivendo, quale impatto anche sta avendo, perché poi magari per noi da fuori non è così comprensibile in termini immediati, che cosa stanno facendo per fronteggiare in qualche modo questa situazione, ma anche quali sono da parte loro le idee, gli stimoli su che cosa si può fare, insomma, perlomeno per contenere i danni nei prossimi mesi. E le idee per provare a ripartire, appunto, tenendo conto che per qualche mese perlomeno ci sarà da far fronte con una transizione complicata dopo l'emergenza. Bene, io mi taccio e do la parola a Giovanni Ferracina della pasticceria Venezia. Ciao Giovanni, grazie Ciao, della disponibilità ad essere presente. Ecco, insomma, l'introduzione l'hai sentita, prego, raccontaci un po' l'esperienza di questa settimana. allora, Giovanni Ferracina, titolare insieme ai miei genitori della pasticceria Venezia in centro Vicenza. Il nostro ultimo giorno di lavoro è stato mercoledì 12 marzo. Già da più o meno una settimana stavamo lavorando a regimi ridotti, nel senso con niente somministrazione al banco, distanze tra i clienti, eccetera. Dal 13 in poi c'è stata la chiusura totale. Allora, all'inizio chiuso, attività zero, non si sapeva bene cosa fare, cosa si poteva fare, per cui il negozio è rimasto chiuso. Ai clienti che mi contattavano, dicevo, signori, non so nemmeno io come comportarmi. Si è avvicinata Pasqua e ho visto alcuni miei colleghi che hanno cominciato a darsi da fare quantomeno online. Ho detto, beh, proviamo a non sprecare questa Pasqua. E mi sono
così, messo online un po' più di quel che già c'ero, mettendo degli annunci su Facebook oppure sul sito internet e reclamizzando la possibilità di fare consegne a domicilio. Questa è stata, è ed è tuttora la soluzione che ho adottato per mantenere i rapporti con i miei clienti. C'è da dire che la situazione, questa crisi, diciamo, è capitata in un periodo anche piuttosto brutto, perché è caduto proprio in corrispondenza della Pasqua. Perlomeno nel nostro settore la Pasqua è un periodo, una volta magari poteva essere un mese, adesso si è ridotto magari a una o due settimane di lavoro intenso, lavoro che dava discrete entrate, che però non erano così, ok, mettiamo il gruzzolo in banca, servivano per compensare i periodi di magra che ci stiamo a cui ci stiamo avvicinando, cioè il periodo estivo, che notoriamente per una pasticceria è un periodo più tranquillo, a meno che non abbia il gelato. E quindi è venuto a mancare un po' anche quell'afflusso di contanti che avrebbero permesso di ovviare alle spese. Qui normalmente si fa nel periodo di giugno, luglio, con tredicesime dei dipendenti, tasse da pagare, bollette. Quindi già questo è un danno non da poco, perché ci ha messo che quello che avevamo è quello che altro non c'era a disposizione. Quel che c'era a disposizione, almeno inizialmente, abbiamo dovuto metterlo per pagare le utenze, quelle non mancano mai, acqua, luce, gas, telefono, e finire di pagare magari tutti quei fornitori che avevano fatto magari fatture a 30, a 60, magari ci sono anche quelle a 120, quindi magari ci sono ancora fatture da pagare. E con quali entrate? Al momento, con quelle poche, almeno nel mio caso, con quelle poche che riesco a fare con le consegne. Ho fatto... Scusa, una domanda per capire. Un paragone fra quanto può fare una pasticceria in una situazione normale e quanto fai con le consegne, non in termini quantitativi, da 1 a 10, cioè se prima facevi 10, quanto può fare con le consegne? Ma allora, per me è una prima esperienza con le consegne a domicilio, premetto, quindi diciamo, i miei calcoli sono un po' così, fatti... quello che ti posso dire, nella settimana di Pasqua io uscivo di casa intorno alle 7 e rientravo alle 9 di sera, perché per la mole di clienti da servire, ma non perché ci fossero chissà quali spese, si trattava magari dell'ovetto da 20 euro piuttosto che focaccia. Nel complesso però magari io qualche entrata c'è stata, ma una settimana di lavoro sotto Pasqua può corrispondere forse a un giorno. Ecco, esatto. Normale. Mi interessava questo, cioè una settimana di Pasqua è un giorno normale in un anno. È la settimana santa, sì, quindi certo. Per me è stato un danno enorme. Enorme. Calcola che normalmente i clienti cominciano a muoversi per le uova, i dolci tipici pasquali, no, una settimana, 10 giorni prima, quindi su 10 giorni di entrate sostanziose, ne ho perse come ne avessi persi 9. Certo. Io adesso ripeto, ho fatto la scelta di mantenere il negozio chiuso, quindi senza far venire dipendenti, perché diciamo, ho provato nella mia testa a fare due conti, ho detto faccio venire i dipendenti per lavorare per 3 corte, non ha senso. Mi costano di più i dipendenti che non fa quello che entra. Certo. Già questo, nell'ottica futura di quando si riaprirà, mi mette un discreto timore, perché sicuramente non apriremo il 4. O se apriremo qua, il 4 sarà solo per far entrare i clienti per ritirare o per fare un aborto. Per chi ha posti a sedere, lì, metà mese? Forse, ma con le dovute limitazioni, quindi al solito la limitazione al banco, no,
i tavolini a distanza, quindi un numero molto limitato di clienti che potranno sedersi e consumare. Quindi nell'immediato, quindi presumo un mese, 2 mesi, spero non tre, come si dice, le entrate saranno veramente esigue. E il timore mio è quello di ce la faremo a pagare tutto, perché aprire negozio per chi magari già l'ha mantenuto aperto sa benissimo che bisogna pagare, ripeto, a parte le solite utenze, il gas, la luce che aumenteranno con i consumi, i dipendenti, perché anche se li metti magari in parziale cassa integrazione, bisogna pagarli. I fornitori, bisognerà ricominciare a ricomprare tutte le materie prime necessarie, bisognerà produrre, non dico magari il 100% dell'assortimento, ma una buona percentuale di assortimento, con l'incognita andrà venduta o dovrò buttarla via? Giovanni, poi facciamo un secondo giro sul tema del futuro. Scusatemi. No, 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 sul tema del futuro perché ve lo chiedo a tutti e tre. Finiamo un attimo il ragionamento su queste settimane con Piera e con Michele, poi torno a chiederti. Assolutamente, No, no, scusate. Piera, la tua Bolzani, la vostra esperienza, che voi avete anche il tema, insomma, di una distribuzione sul territorio, ovviamente, cioè di più negozi, quindi che impatto ha avuto, come l'avete gestito? Mi interessa un ragionamento simile a quello che ha fatto Giovanni dal vostro punto di vista. Allora, mi presento Piera Bolzani della pasticceria Bolzani e anch'io come Giovanni condivido le problematiche che ha presentato, in quanto anche noi ci siamo ritrovati la sera del 12 a chiudere completamente, cioè ci siamo ritrovati la sera del mercoledì a sapere che il giovedì mattina non avremmo potuto riaprire nonostante fosse tutto in programma, ma questo chiaramente ci ha un attimo spiazzato, però vero è che la situazione era davvero terribile, sembrava all'inizio. Poi, dopo averci ragionato un po' con mia sorella e con mio fratello, ci siamo rimboccati le maniche e, come ha fatto Giovanni e penso anche Michela, perché un po' l'ho seguita, abbiamo cercato di portare un po' di movimentazione economica all'interno della nostra attività, perché chiaramente le bollette sono da pagare. E i conti sono da pagare, gli stipendi dei miei dipendenti, e non sono pochi, erano pronte per essere pagate, perché il 10 i miei dipendenti ricevono lo stipendio e ad aprile hanno ricevuto lo stipendio di marzo, perché i primi 10 giorni erano comunque lavorati. Detto questo, chiaramente sappiamo bene tutti che lavorare con questo sistema di delivery non è che ha portato grandi introiti alle aziende. Certamente abbiamo portato tanta gioia sicuramente nelle famiglie, che hanno potuto in qualche modo beneficiare di quello che erano il dolce pensiero da parte di nonna, fidanzati, nipoti, figli. Però ecco, abbiamo movimentato un po' l'economia, ma da lì a guadagnare ce ne passa, perché, come diceva Giovanni, una giornata pasquale che per noi dura 10 giorni, è stato probabilmente l'incasso di una settimana di gran lavoro e di fatica, perché lavorare 10, 12, 14 ore per soddisfare tutta la città, perché comunque ti chiamano da Vicenza Est, Vicenza Ovest, i paesi, cerchi di accontentarli tutti perché ti dispiace dire no, e comunque magari anche per poco, perché, come diceva appunto l'ovetto o la focaccetta, perché sono in due, sono in tre, sono in quattro quando c'è tanta gente. E quindi abbiamo portato solamente un po' di gioia. Ecco, io da parte mia dico, vabbè, ho fatto tanta fatica perché è stato snervante trovare la combinazione per noi, che comunque ci siamo inventati di fare un lavoro che di solito non facciamo, perché da noi la gente viene e la serviamo. Da lì a aspettare la telefonata, a coordinare le consegne, piuttosto che il dolce quello, piuttosto che l'altro che non c'è e allora lo devi preparare. Cioè, è stato dietro, c'è un lavoro
che sembra semplice, ma in realtà è molto complesso. Ho fatto rientrare un po' del mio personale dalla cassa integrazione per quella settimana lì, chiaramente, però adesso, anche se ho riaperto al pubblico con l'escamotage, perché di escamotage si tratta, del pane, perché Michela mi darà ragione perché ha aperto anche lei, cioè è un escamotage, perché i fornai e i salumieri e loro non hanno mai avuto problemi come li abbiamo avuti noi, che abbiamo perso una fetta importante della nostra economia, che ci dà l'entrata importante, perché poi dobbiamo affrontare appunto l'estate, che voglio dire, io non ho tavolini fuori, quindi io non ho la possibilità di movimentare anche quello che poteva essere un discorso di esterno. Io, se, come leggevo oggi, che vabbè, è magari un discorso che affronteremo dopo sul plateatico, ma ripeto, finisce così, nel senso, ho potuto aprire fortunatamente, questo mi ha dato un po' di sfogo all'interno, capito? Perché se prima era solamente movimentazione di consegne, abbiamo l'opportunità adesso, già con la possibilità delle persone di muoversi un po' di più dei 200 metri, ecco che siamo riusciti a trovare appunto con questo escamotage la possibilità di rilassarci un attimo con le consegne a domicilio. Ecco, qui gioco forza ha fatto che siamo tre fratelli che per fortuna ci siamo uniti a trovare la soluzione. Ecco. E questo secondo me è... Allora. L'unione fa la forza. Sì, appena finisci, scusa. L'unione fa la forza e sono convinta che se ci mettiamo comunque tra pasticceri insieme a trovare delle soluzioni comuni, potremmo solamente vincere in questo frangente. Perché è fondamentale fare gruppo. Siamo totalmente all'angolo in questo momento. Siamo una categoria che comunque è una categoria di benessere. In questo momento la gente si sarà anche abituata a non prendere più il caffè al bar, a non fare più determinate cose che faceva prima, come appunto fare la colazione da noi. Cioè, io ero abituata ad avere una movimentazione la mattina importante di colazioni. Cioè, io penso che la gente adesso, un po' perché si è abituata a farla a casa, un po' perché comunque ci sarà il problema delle distanze future, non lo so quando apriremo cosa sarà. Viera, Giovanni, siccome vedo che Michela probabilmente ha dei problemi di connessione, eccola. Michela è ritornata. Faccio però una domanda. Michela, magari tu ti prendi un attimo di tempo in più e rispondi sia al ragionamento precedente che a quello successivo, e poi invece Giovanni e Piera completano il pensiero sul futuro. Michela Bertuzzo, pasticceria Bertuzzo. Quindi mi interessa molto il ragionamento che hanno appena fatto Piera e Giovanni, anche da parte tua, che hai una realtà di un altro tipo, nel senso che tu sei in un quartiere importante della città, quindi hai un tema diverso rispetto per esempio al centro storico di Giovanni. Mi interessa, e partiamo da te, quindi se puoi mettere un pezzo del tuo ragionamento già su questo fronte, e poi invece faccio completare a Giovanni e Piera, che cosa vi aspettate dai prossimi mesi? Cioè, posto che sarà difficile, che bisognerà assolutamente stringere i denti, perché evidentemente è una situazione che nessuno ha la bacchetta magica, ma se voi poteste scrivere una lettera al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione, al Sindaco, a tutti, adesso ve l'ho detto quando ci siamo sentiti, chiunque abbia seguito le dirette questa settimana lo sa, non abbiamo dato mai una veste politica a questi incontri, per cui è un elenco che vi chiedo di fare in modo indistinto, cioè non è da dire il governo dovrebbe, mi interessa capire, per voi è una questione di liquidità, di tasse, di plateatici, insomma tutti gli argomenti che abbiamo visto in queste settimane. Prego Michele, e poi completiamo il giro con Piera e Giovanni. Ma guarda, io condivido in pieno quello che hanno detto i miei colleghi, ma in pieno a me sono stati toccati, noi è 15 anni che siamo qui, abbiamo fatto sempre un sacco di sacrifici, siamo caduti, ci siamo rialzati,
Adesso ci troviamo veramente in grosse difficoltà, nel senso che anche noi abbiamo corso un sacco per cercare un attimo di rimediare alla Pasqua. E se tu mi chiedi adesso io cosa mi aspetto al futuro, non lo so. Non lo so, e dalle istituzioni ad oggi io mi aspetto tutto e niente, perché non abbiamo, almeno io non ho nessuna certezza, non ho nessuna risposta, non so quando ci faranno riaprire, se ci faranno riaprire, non lo so. Non, sinceramente, sono talmente demoralizzata, non ho, sto perdendo proprio ogni entusiasmo, ogni tipo di voglia di. Perché mancano certezze, cioè il problema è che tu dici che non ti danno l'orizzonte di No, uno. non abbiamo neanche una data. Non vedi, un giorno ci dicono che apriamo il 4, un giorno l'11, un giorno al 18, cioè siamo proprio messi a. Siamo gli ultimi e saremo gli ultimi, senz'altro. E E sulle saremo i conseguenze. primi a morire, secondo me. Cioè, tu dici, tu No. fai gesti, no, abbiamo capito cosa intendeva Michela. Michela, ma e sull'esperienza delle consegne, come l'hanno raccontata Piera e Giovanni, nella tua... È stata dura, Ok, è stata è dura. stata dura. Abbiamo lavorato un 50% di quello che avremmo potuto lavorare in una Pasqua normale, facendo Anche meno. sì, meno, meno. facendo un sacco di chilometri in macchina, noi ci siamo arrangiati. Ecco, perché questo è un punto che non si sottolinea mai abbastanza. Noi abbiamo fatto, fai conto, in 10 giorni con la mia macchina ho fatto più di 100 chilometri. Sì. Immagino. Essendo anche a rischio di essere fermata dai carabinieri, che quando mi fermavano mi tenevano ferma 10 minuti, un quarto d'ora per controllarmi, non è stato per niente facile, sotto tutti i punti di vista. Noi non siamo abituati. Come appunto ha detto Piera prima, però ho ricevuto tanta gioia dalle famiglie che ci vedevano arrivare anche con l'ovetto, con la colombina, però alla fine se parliamo di lato economico. Ci sono tantissimi bei messaggi da vostri clienti per dire solo una parola, coraggiosi, possiamo solo esservi solidali, tenete duro, ma ce ne sono veramente tanti. Ce n'è anche uno che toccava un tema che ha già spiegato in realtà Piera, cioè, e che credo valga anche per Michela, e cioè perché tenere aperti i panifici ma non le pasticcerie? C'è qualcuno, a parte che l'ha già spiegato in parte Piera. Dovevano dircelo prima, forse dovevano dircelo subito. Non l'hanno detto, Perché poi è no, partito non questo l'hanno meccanismo dei detto. codici Ateco che ha creato, insomma. Penso che in quell'emergenza fosse anche difficile riuscire Certo. a capire realtà per realtà che I codici. posizioni dare. Michela, scusa, chiudendo il ragionamento con te, così poi faccio la stessa domanda a Piera Giovanni e poi passiamo dopo invece a. Al mondo dei ristoranti, che anche quello sta vivendo un momento di difficoltà assoluta. Michela, facciamo finta che ti dicano apri questo giorno, il prima possibile, per rimettere in moto, nel modo migliore, compatibilmente con la situazione, la tua realtà. Tu di che cosa hai bisogno? Cioè, qual è il messaggio che dai? Io ti dico la verità, Giacomo, nel momento in cui mi diranno di poter aprire, io sono spaventata di più. Ok. Non ho l'entusiasmo e la voglia che dovrei avere nel riaprire ad oggi. Ti dico la sincera verità, ho paura perché non so in che termini mi faranno riaprire. Io spazio dentro ne ho poco, fuori anche. Ho fatto due conti e dovrò stare con quattro tavolini dentro, quattro tavolini fuori. Per cui se al banco non si può servire, anche quello è penalizzante da morire. Per cui io sono spaventata e l'unica cosa che a me viene da dire, secondo me, questo è nella sfortuna, tutto questo gran caos,
Forse è il momento in cui noi pasticceri, noi colleghi, dobbiamo darci la mano e dobbiamo dire: ok, ragazzi, stringiamoci, l'unione fa la forza. Piera, io ho bisogno di te, Giovanni, ho bisogno di te, voi potete contare su di me, partiamo insieme, proviamo. Proviamo, perché secondo me adesso siamo tutti nella stessa barca, veramente, siamo tutti in una grande barca. Remiamo assieme, proviamo, proviamo. Michela, è veramente un bel messaggio. Adesso sentiamo Proviamo. Giovanni e Piera. Magari dopo, quando avete finito, datevi un'occhiata. Non posso leggervi tutti, ma hai tantissimi commenti che sono arrivati, che è un tifo calcistico praticamente. Quindi dateci un'occhiata. Certo, non è una cosa che fa pagare i fornitori, commenti però un po' Piera, quante lacrime hai fatto facendo le consegne in macchina? Lasciamo perdere. Giovanni e Piera. Consegnavo e piangevo. Mamma mia. Lasciamo perdere. Giovanni Solo e Piera, noi voi che sul l'abbiamo futuro, fatto, lo sappiamo. Tante. proseguendo il ragionamento di Michela sul futuro, invece Giovanni e Piera, vi dicono che potete riaprire fra 10 giorni, 2 settimane, facciamo che il giorno c'è, rapidamente, quali sono le vostre richieste, cioè che cosa chiedete voi, Giovanni e poi Piera? Beh, allora, bisogna fare un attimo un passo indietro perché fortunatamente, che ne so, i contributi dei dipendenti sono stati posticipati. Almeno nel mio caso, le rate dei mutui sono stati sospesi. Però prima o dopo Vedete i messaggi che vanno in sovraimpressione. Vai, Giovanni. bisognerà ricominciare a pagare. E quindi, come faremo quando si ricomincerà a pagare la rata del mutuo piuttosto che i contributi dei dipendenti con le poche entrate che avremo? Allora, già, io domani devo andare a fare un colloquio con la banca per quei famosi 25.000 euro che vengono messi a disposizione. E sì, mi fa ovviamente piacere, diciamo che mi fa meno piacere dover fare un altro debito, Ah, cioè, di fatto è un altro soprattutto. debito e in questo momento non è proprio il momento giusto perché si va ad accumulare un debito su debiti che magari già abbiamo con la banca piuttosto che con altri no, fornitori, poi fortunatamente non ho debiti. Però quella dei 25.000 euro, per carità, servirà per poter partire, poi bisognerà restituirli. Spero che i tempi e le modalità del riconsegnare questi 25.000 non siano una mazzata perché sennò non vale la pena. Per quanto riguarda la mia strategia per il futuro, beh, io vorrei dare un incoraggiamento a Michela perché l'ho vista piuttosto abbattuta e mi spiace molto. Quello che posso dire, quel che penso di fare io, a parte ricominciare come mi diranno di poter fare, quindi tavolini ridotti, distanze, come volete. Io apro perché qualcosa devo pure far entrare nel cassetto. Io ho questa speranza che le persone in questi 2 mesi di fatto, che hanno comunque dovuto gestire gli acquisti non solo di persona dal fruttivendolo per prendere il pane, hanno comunque in minima parte cominciato a giocare con gli acquisti online. Allora, una cosa sarà quella di dare la possibilità ai clienti di fare l'ordine online in qualsiasi momento e continuando con le consegne a domicilio. Per me, ripeto, la consegna a domicilio è una novità. Vedo che molti clienti sono rimasti soddisfatti, contenti della possibilità di ricevere a casa con un esborso relativo di consegna e quindi confido nel fatto che un po' l'abitudine che hanno preso in questi 2 mesi magari si possa, diciamo, la consegna a domicilio possa in qualche modo supportare la vendita che si ha in negozio e questa è una prima cosa. Io sto cercando di muovermi un po' con LinkedIn per trovare magari sbocchi B2B,
con altre aziende per alcune tipologie di prodotti. E dopo l'unica speranza è che questa situazione di incertezza, di salute che non si sa se precaria, finisca prima possibile. Finisca presto in modo da... Il vero rimedio è il vaccino, diciamo, ecco. Esatto, solo quello. E non sarebbe male arrivare a quel vaccino là, perché quando mi dicono possibile ritorno in autunno, dico no, se ci sarà il ritorno in autunno, magari sotto Natale, in corrispondenza del Natale, no. Chiaro. L'auspicio, e poi chiedo a Piero, insomma, un commento finale rispetto all'autunno, ma questo è un tema importante, è che come posso dire, nell'emergenza c'erano due elementi: da un lato un'emergenza reale e dall'altro una oggettiva impreparazione non solo d'Italia ma di tutti i paesi di fronte all'emergenza. Così, cioè, ne abbiamo parlato poco, ma il primo problema dal punto di vista istituzionale era sì che le persone si ammalassero, ma ancora di più che non c'erano i posti in terapia intensiva. Cioè, il timore era che a un certo punto fossero più i malati che avevano bisogno della terapia intensiva dei posti in terapia intensiva. Auspicando che in autunno, se ci sarà, molto più bassa, spero e credo che su molti fronti ci siamo preparati, cioè dalla distanza, le mascherine, per cui che anche se ci dovesse essere un ritorno molto, insomma, in forma minore, siamo molto più attrezzati a combatterlo e a conviverci, perché poi il problema sarà convivere nei prossimi mesi con questa situazione. Piera? Allora, io sono spaventata ma fiduciosa, nel senso che io non vedo l'ora di riaprire, per quanto difficile, non vedo l'ora di rivedere i miei clienti di sempre, di tutti i giorni, ma anche quelli occasionali, perché io mi sono sempre alzata la mattina con gioia e non vedevo l'ora di aprire la sera cinesca alle 5:30, perché sapevo già che la mia giornata avrebbe avuto un determinato percorso. Adesso, sono sincera, ho aperto 10 giorni fa e mi sembrava che fosse il mio primo giorno di scuola, quasi, da quanto ero emozionata. E ripeto, non vedo l'ora di riaprire. Certo è che c'è molta incertezza su quali saranno le misure da mettere in pratica. Ecco, vorrei che il governo ci dicesse esattamente cosa dobbiamo fare, in modo che ci prepariamo, perché oggi per domani è difficile. Io adesso... anche i miei colleghi, penso, saranno sommersi da preventivi di sanificazione, mascherine, guanti. Allora, i guanti e le mascherine, per fortuna, ho risolto, ho trovato un bel gancio, se ne hanno bisogno anche loro, glielo giro volentieri. E scusa, anche... scusa se ti interrompo, perché bisogna mettere in conto che in questo periodo bisognerà aggiungere le spese, i costi. Mascherine, guanti per i dipendenti e per noi. È chiaro, e beh sì, infatti io... per i clienti da mettere a disposizione. Bravo, io ho già ordinato 4 scatoloni di guanti, che no, scatolette, 4 scatoloni di guanti, prevedendo che nel momento in cui riaprirò ho 20 dipendenti da vestire. 20 dipendenti da vestire di guanti, non posso pensare che se mi arrivano senza guanti li rimando a casa. Io devo essere pronta a questo, soprattutto alle mascherine. Ho ordinato uno scatolone di mascherine e questi sono costi, ma ho cercato nella confusione più totale di trovare il miglior offerente. Quindi per questo dico, bisogna che facciamo gruppo, perché se uno trova il miglior offerente lo deve girare agli altri, questo è fondamentale. Perché non è che io sono più furba, forse sono stata più fortunata e ho cercato di più. Adesso, se c'è la possibilità di organizzarsi tra di noi, ci facciamo una specie di chat e chi trova cosa. Questo secondo me è importante, sì. Perché io per esempio mi confronto con mio fratello, per adesso stiamo cercando quello che fa le sanificazioni del locale. Allora c'è quello che ti vende la sanificazione completa, lo fanno loro, c'è quello che ti vende il compressore e c'ha il cloro, quell'altro che c'ha l'ozono non va bene per le pasticcerie perché poi va ad intaccare i lievitati, è un disastro. Quindi chi trova il meglio lo dovrebbe passare a... Letteralmente tempestato di mail di aziende che tutti ti danno tutto. Piero. Il problema è capire cosa quindi, serve. Il concetto è, se capisco bene, tempi certi, e questo è il primo punto. Due,
chiarezza e facilità d'accesso a tutti gli strumenti di protezione, per cui DP, sanificazione, cioè il fatto che per esempio su queste spese ci sia la possibilità di collaborare fra di voi, che secondo me sarebbe fondamentale per cui d'acquisto. Io ecco, vorrei chiudere la nostra conversazione con un messaggio di speranza, nel senso che vedo Michela, che non c'è più perché... l'ho vista un po' di nuovo. Michela l'ho vista più abbacchiata, ma dopo magari la chiamo e le se mi giri qua il numero la chiamerò anch'io. Però ecco, nel senso che se dopo davvero guardatevi i messaggi, io chiudo con questo, che Giulio scrive: un po' di isolamento non cancellerà la nostra voglia di venire a fare colazione da voi. Ma ce ne sono tantissimi, cioè davvero la città vuole bene alle vostre realtà, lo sappiamo, e insomma vi aspettiamo come voi aspettate noi, per cui grazie davvero del tempo che... Grazie Giacomo, grazie a tutti. Le vostre storie, e ci vediamo presto, spero, da voi e non online, va bene? Grazie dell'opportunità. Ciao Giovanni. Bene, adesso passiamo agli amici che invece gestiscono ristoranti. Ecco, vedo Lorenzo Cogo, vedo Alberto Zuppelletto di Garzadori e vedo, non so se lo... sì, lo vedo, Luca Baratto di Remo Villa Cariolato. Allora ringrazio loro, mi scuso con loro per il ritardo, siamo andati un po' lunghi nella fase precedente, ma insomma era importante ascoltare quello che avevano da dire anche le realtà che si occupano della colazione, soprattutto la mattina. Io vi ringrazio della disponibilità, non la faccio lunga, nel senso che il cappello introduttivo che ho fatto all'inizio vale identico anche per voi, nel senso che insomma il settore come il vostro è assolutamente colpito, soprattutto sono Gianluca che è presidente di FIPE, giusto? Queste settimane ha più volte lanciato un allarme molto forte. Avete però anche problematiche diverse, per cui secondo me aveva un senso fare un focus con voi. Allora, mi taccio, andiamo in senso orario, per cui Lorenzo, parti tu. Lorenzo ovviamente ha una realtà molto particolare nel cuore del centro, con delle caratteristiche particolari. E Lorenzo, raccontaci, come dicevo prima, mi interessa sia quello che stai vivendo adesso, in queste settimane, ma anche le vostre idee e le richieste anche per i prossimi mesi. Prego. Intanto ciao e grazie per l'invito e per insomma raggruppare un po' tutti, no? in questo momento, che è un momento di... un po' anche, se vogliamo, di preoccupazione, dall'altra parte, no? Un po' di tensione, ovviamente, perché si sta, finalmente sembra che ci stiamo avvicinando al momento X, che è il momento della riapertura, però ovviamente siamo ancora un po' lontani. Io non vedo gli altri, è normale per questa chat? Se sei connesso con... noi ti vediamo bene, quindi probabilmente sei connesso col telefono, è possibile che... Io vedo solo te. Vabbè. Io non lo sento. Saluto tutti comunque, giusto per la cronaca. Sì. Allora, il come prepararsi è ovviamente, non, come ho sentito, mi sono collegato, ho ascoltato 10 minuti... gli altri colleghi, perché appunto di colazione me ne occupo anch'io, certo. E non ci sono linee guida, e non essendoci linee guida è veramente molto difficile prendere qualsiasi decisione o fare qualsiasi tipologia di investimento, sempre che ovviamente ci sia la possibilità di investimento, no? Perché comunque si dà per scontato la cosa un po' preoccupante, che si dà per scontato che comunque le attività hanno possibilità di investimento in questo momento, appunto, no? Si stava parlando di come proteggersi, come proteggere i propri dipendenti, quindi sono tutti quanti soldi di liquidità che bisogna avere, e non è proprio semplice, no? non c'è niente da parte del governo in questo caso, che parla della ristorazione, che parla di agevolazioni piuttosto che qualsiasi cosa a livello proprio di organizzazione, di riapertura, anche a livello di attrezzature.
Quindi siamo in un mare e dobbiamo seguirlo e non possiamo fare niente. A livello di chiacchiere ce ne sono tante, e si è parlato di visori, si è parlato di plexiglass, oggi si leggevo di 2 metri di distanza da un tavolo all'altro, e insomma tutte queste cose da ieri 1,80 m. Quindi insomma io quello che stiamo cercando di fare, che sto cercando di fare io, è essere presente per la città, è il motivo per cui appunto ho anche lanciato questa iniziativa di Un Pane per Vicenza, dove cerchiamo di stare vicini alle persone che hanno effettivamente anche più bisogno di noi in questo momento, e quindi quando manca il pane lì inizia a essere veramente problematica, e quindi ho cercato di spendermi almeno per queste persone nel momento in cui sono anche un po' fermo. Dall'altra parte ho sempre cercato di tenermi un po' in movimento, quindi comunque di essere presente e di esserci sempre facendo un po' di delivery, come anche i colleghi stanno facendo. Cerchiamo di dare insomma sostegno, sicuramente non sono numeri che sono sufficienti per mantenere un'attività così. Quello che chiediamo in questo momento sicuramente è una cosa positiva e tanto di cappello, è che comunque i ristoratori e i gestori fino adesso sono stati zitti e non hanno detto niente, non si sono mai espressi, hanno ascoltato, hanno seguito le ordinanze, e non ho mai visto nessuno che ha preso posizioni diverse, che non ha seguito le cose. Quindi credo siamo un paese molto educato e molto rispettoso e molto serio, però dall'altra parte ovviamente non stiamo avendo quello che potrebbe essere una risposta ovviamente degna di un comportamento come il nostro, quindi di organizzazione per tempo. Ovviamente noi abbiamo bisogno delle risposte, abbiamo bisogno di essere organizzati e abbiamo bisogno anche di avere un aiuto a livello finanziario. Quindi questo è sicuramente quello che ci si aspetta e che secondo me non arriverà e non sta arrivando, e questo è molto molto rischioso, secondo me è un momento molto molto rischioso e può creare molto caos anche, perché poi se si accende la miccia dopo è dura fermare la cosa, e secondo me le acque iniziano a essere molto agitate sotto questo punto di vista qui, e sono questione di tempo, e se non si fa subito qualcosa secondo me è un po' un problema. Stessa cosa vale per il nostro comune, per il comune di Vicenza, io parlo ovviamente per noi, lì non c'è niente, non si sa niente, e sicuramente c'è stata una diciamo per quanto riguarda chi è in gestione su degli immobili del comune di Vicenza, c'è stata una sospensione dell'affitto, ma non è stato revocato. E comuni come Milano, come Bassano hanno revocato gli affitti, e soprattutto ad esempio per attività grandi come la mia, dove supera i 10.000 euro al mese di affitto, dove i volumi devono essere veramente importanti, questo è un aiuto fondamentale. La consegna della chiave, come si sta parlando in questi giorni, di questa attività di flash mob, quello come si chiama, insomma questo gesto di far capire che noi ci siamo, ci siamo per la città e ci siamo in Italia, e il simbolo di consegnare le chiavi al comune il giorno dopo non è da un qualcosa da snobbare, no? Ma è qualcosa secondo me che quasi quasi bisognerebbe fare, e io ci sto anche pensando, perché effettivamente inizia a essere una cosa molto molto difficile. Io ho 24 dipendenti, sono 800 metri quadri di struttura da gestire, e se non si ha come minimo come gesto una revoca dell'affitto, tutto questo non ha senso, no? Non ha senso, perché vuol dire che non si è supportati, non c'è sostegno, e quindi questo è quello, il minimo che mi aspetto da parte della mia amministrazione. Dopo tutto il resto ovviamente siamo qua per fare squadra, siamo qua per, se possibile, con chi ha voglia ovviamente di condividere informazioni, come già i miei colleghi hanno detto prima. Ovviamente è sempre difficile, non siamo una regione molto, molto abituata a collaborare e neanche molto altruista, ma normalmente siamo molto conservatori, e poi in certi momenti si dice che bisogna fare squadra, dopo si gira, non si spegne la telecamera e la squadra non si fa più.
E quindi insomma bisogna essere anche coerenti in questo momento, perché c'è bisogno anche di coerenza e di serietà, quindi questo è quello che spero. Poi insomma questo è quello che posso dire, e io farò del mio meglio per dare sempre il massimo del servizio alla mia città, questo è indiscusso. Allora, grazie Lorenzo. Non ho detto una cosa importante all'inizio su perché abbiamo, insomma, perché ho voluto fare con voi tre questo incontro in maniera specifica, perché sono tre realtà che in maniera molto diversa hanno fatto tutte e tre investimenti molto importanti. Allora, i vicentini mi conoscono più o meno tutti, per cui non mi dilungo, ma Garibaldi lo conosciamo, il COC, cioè una realtà con uno stellato sopra, e con sotto invece una realtà bistrò, diciamo così, e colazione, insomma è il caffè storico del centro della città. Daremo, Villa Cariolato è uno veramente dei ristoranti storici vicentini, che da poco si è spostato con una ristrutturazione importante, con investimenti poderosi, credo, non lo so, ma mi immagino avendo visto la realtà. Garzadori è invece un altro posto storico di Vicenza, scudo di Francia, re di Spagna, che un gruppo di ragazzi, nel senso che sono ragazzi che hanno poco in più o poco meno della mia età, insomma di giovani, ha voluto rilanciare con una realtà secondo me veramente bella, con tanto coraggio. Quindi non è stato a caso, ecco, non a dirlo. A sto punto io farei un intervento a testa, quindi Gianluca, sia sul, diciamo così, il lavoro da presidente della sezione di categoria e quindi su quello che state vivendo e sull'impatto, ma anche un ragionamento sul futuro ti chiederei il più possibile. Certo. E grazie della disponibilità. No, grazie a voi. Io vi chiedo scusa invece, perché purtroppo ho un problemino con la connessione. Io purtroppo non ho sentito una parola di Lorenzo, okay. Ma non importa, avrà detto cose meravigliose. Io dico un po' la mia esperienza di queste ultime settimane. E ho avuto modo di confrontarmi con molti colleghi occupando il ruolo che occupo in associazione. La situazione è sicuramente critica, non devo dirlo io. Il danno è enorme. Ho giornali e TV che mi chiamano, mi fanno domande tutte abbastanza similari, quanto fa male questa situazione, quanto abbiamo perso di fatturato, quali possono essere le vostre richieste e compagnia varia. Allora, il servizio a domicilio, se guardiamo i numeri, perché la matematica adesso sicuramente fa la ragione, e un 10%, 15% di attività si sono attivate con il servizio a domicilio, per una questione più che altro di gentilezza nei confronti dei nostri clienti, più che per fare azienda, perché se guardiamo quello che ci ha dato il domicilio, effettivamente qualcuno forse ha avuto ragione a non fare niente, a rimanere a casa e aspettare e vedere cosa succedeva. Non si sapeva che potesse andare avanti così tanto la situazione di blocco, sta allungandosi ancora di più, siamo stati tra i primi ad aprire e probabilmente saremo tra gli ultimi, e siamo stati tra i primi a chiudere e saremo tra gli ultimi ad aprire. E quello che io sto respirando, ripeto, nei confronti anche con i colleghi, è che c'è una preoccupazione forte, non tanto su questo lockdown attuale, che sicuramente è un problema ed è un danno economico importante, però lo stiamo gestendo in una certa maniera, e vuol dire chiusi, cassa integrazione, chi vuole fare un po' di domicilio lo fa, con risultati economici, ripeto, bassi, però ci si arrangia un po', si sistema un po' il giardino di casa nel frattempo. Non può durare in eterno una situazione del genere, ma la preoccupazione più grande... Secondo te, scusami, è una domanda stupida, ma per aiutare a capire le persone, è evidente che la classica media del pollo di Triluccia, per cui sì, in una famiglia una famiglia mangia un pollo e una ne mangia tre, ne mangiano due, ma invece non è così. Però la domanda è, secondo te, quanto tempo mediamente, cioè quanto ossigeno hanno ancora? È ovvio che è diversificato fra tutti. Certo, ognuno ha delle realtà diverse, è evidente. Io penso che di colleghi con ossigeno o risorse ce ne siano uno su mille. Ecco, questo era l'esempio che volevo dire. Uno su mille, questo è evidente. Tutti noi, la ristorazione del nostro territorio, non siamo né a Venezia, né a Firenze, né a Roma, vive su dinamiche che sono un pochino diverse. L'amico Carlo Cracco, quando anni fa gli chiesi com'è la situazione a Milano, la crisi, non crisi, il ristorante mi fa la crisi, non può esistere in una città come Milano. Sono io che non funziona probabilmente.
in una città come la nostra, in una provincia come la nostra è diverso. Siamo noi che dobbiamo cercare di metterci in discussione tutti i giorni per far sì che i clienti possano continuare a tornare da noi. È un po' diversa la dinamica. Comunque, a parte questo, ripeto, il danno è molto alto. È inutile parlare di altre cose. Siamo fermi, quindi peggio di così non poteva succedere, no? Quello che ripeto, mi sentite? Sì, mi sentite? Sì. Perfetto. Quello che ripeto è che adesso la preoccupazione che io respiro per me stesso e anche per i miei colleghi è capire come sarà la riapertura. Linee guida, parametri ben impostati, non saperlo il giorno prima di aprire. Sarebbe bene cominciare a ragionarci immediatamente. Io ho colleghi che stanno pensando di non aprire per le paure e le preoccupazioni che stanno vivendo, per i pali che presumono dovranno andare ad affrontare con questi blocchi. Non è bello pensare di avere un'azienda e non sapere cosa poter fare per farla ripartire. Cioè, risposte, è tutto qua, eh. Capisco che è un momento difficile per tutti, anche per chi ci governa e per chi legifera. Però settorialmente bisogna cominciare a ragionare forte. Quindi chiarezza, la prima questione chiarezza. È chiarezza, dire apriamo fra un mese, ma fra un mese apriamo così, questo è il primo punto. E il secondo è quello di riuscire a sostenere la cassa, cioè la possibilità di poter partire con un po' di cassa, perché non ce n'è. È inutile che ci chiudono il pagamento di una tassa o di un'imposta dicendomi la pagate fra 2 mesi, fra 3 mesi. Cioè fra 3 mesi siamo peggio di adesso a questo punto. Come posso sostenere poi il pagamento di 2 rate scorse e pagare quella attuale? Non ce la possiamo fare. Cioè, o le sospendiamo certe imposte, ma le sospendiamo, le annulliamo, oppure andiamo in banca e debitarci ancora di più. Ripeto, questo fa sì che qualche collega probabilmente non riuscirà a riaprire, a riavviare la sua attività, perché si pone delle domande e dice così non posso farcela, o se non muoio adesso muoio dopo. Gianluca, la dico così, il rischio è che rinviando, sospendendo e posticipando tu allunghi il cappio, certo. E a un certo punto tu ti ritrovi che devi pagare una quantità importante di arretrati e che cadi lì, cioè nel senso posticipi, ok. È evidente questo, e questo non è possibile. E finisco, apriamo distanze, barriere, mascherine, tutto quello che ci va. I clienti vengono al ristorante, quanti verranno al ristorante serenamente? Il volume d'affari sarà uguale a prima? No, possiamo già scriverlo, non sarà uguale a prima, sarà sicuramente inferiore. Acquisteremo meno merce? Avremo bisogno di meno forza lavoro? Cosa facciamo con questi nostri cari dipendenti a cui teniamo, perché sono una risorsa fondamentale? Le licenziamo? La cassa integrazione ce la rinnovano? Non ce la rinnovano? Cioè, sono tutte domande che non possiamo avere risposte il giorno prima di aprire. Ci servono adesso per capire come impostare tra un mese o quando sarà la riapertura. Questo dico. Quindi la prima cosa vera dal tuo punto di vista è sarà dura per tutti, è evidente. Nessuno si illude che fra un mese saremo col ristorante pieno e tutti appiccati. Però la prima cosa vera è dire tempi e modi. Okay. Non guardiamo il singolo, guardiamo un po' tutti. Siamo una categoria. E è inutile pensare, io il giardino ce l'ho, io il ristorante grande ce l'ho, non ho problemi. Ci sono tante realtà che hanno ristoranti piccoli, che non hanno la possibilità di fare un giardino estivo. Ci sono tante dinamiche nei centri storici delle città dove, o dei paesi dove non hanno attività con più di 40 posti. Cosa fanno? Lavorano con 15 coperti piuttosto che 40? Come fanno ad arrivare a gestire un'azienda così a fine mese? Come fanno a sostenere tutti i dipendenti che già hanno in carico? Sono queste le risposte che chiediamo, non tanto. Sono queste, non sono tantissime, sono queste. Chiaro. Vado avanti, no? Ho altri 2 punti fondamentali, se mi permette. Abbiamo chiesto a grande voce tramite l'associazione il servizio del takeaway. Sì. Quello, secondo me, avrebbe permesso a molti colleghi di poter azzardare il servizio, quando invece qualcuno non ha voluto fare neanche il domicilio. Con il takeaway magari qualcuno apriva l'attività. E avere un'attività aperta piuttosto che chiusa, dico meglio aperta. Se averne 10 e averne 100, meglio 100, è evidente questo. Questa è la prima richiesta che abbiamo fatto da settimane e non ci è ancora stata data una risposta.
questo è un altro punto secondo me molto, molto importante. Non voglio, e secondo punto e chiudo, non voglio pensare di ragionare adesso su cose che sono state fatte, che secondo me dovevano essere fatte in maniera diversa, perché vedere panettieri, gastronomie che lavorano e altre attività similari che non lavorano perché non hanno un codice ateco similare in una situazione così straordinaria, sinceramente io avrei bypassato questi codici e avrei dato una situazione, non dico immediatamente, ma magari dopo 20 giorni, dopo 30 giorni, una situazione in cui anche qualche altra attività di somministrazione e bevande potesse essere stata messa nelle stesse condizioni di poter operare. Invece non è stato fatto. Era un tema che toccavano anche le pasticcerie prima. Le pasticcerie hanno dovuto adattarsi buttando il pane in bottega per poter vendere le brioche e le colombe. Sì, sì. Però non va bene così, non va bene. E l'ha detto anche Piera Bolzani prima, un escamotage di fatto. Esatto, un escamotage che qualcuno intelligentemente sfrutta, qualcun altro non sapendo, non essendo molto, molto... Certo. Capisci, ecco, questo è il punto. Gianluca, hai terminato, era la seconda. Sì, ho finito, grazie. No, grazie a te. Alberto, chiudendo il giro, insomma, un giovane che si è messo anima e corpo in un'avventura, raccontaci e grazie della disponibilità anche a te. Beh, guarda, buonasera a tutti innanzitutto, grazie Giacomo per averci invitato in questo tavolo virtuale, se possiamo definirlo, con persone di grande rilievo all'interno della ristorazione. A noi ci fa molto piacere, a noi a nome di tutti i soci, partecipare, essere qui e portare la nostra voce. Che dire, noi siamo una startup vera e propria, nel senso che ci abbiamo messo anima e corpo, c'è chi ha mollato il proprio lavoro a tempo indeterminato come sottoscritto, c'è chi ha mollato altri progetti, ha arginato gli studi per partire con questa nuova avventura, rivoluzionando, ritirando a nuovo quello che è un palazzo storico dei Contentini. E quindi sì, come dicevi tu appunto, ci abbiamo messo anima e corpo. Vedere che dopo 7 mesi di restauro sotto le belle arti, guidato, abbiamo fatto 8 mesi di gestione circa, dove ci siamo tirati via anche dei sassolini, abbiamo visto che l'attività gira, cavolo bello, tutto quanto interessante. Boh, di nuovo sulle porte, con colpe che non puoi attribuire a nessuno, no? Quindi nel senso, tu fai un esame e dici, ok, cosa posso fare? Dove posso andare? Subito col delivery, perché secondo noi il delivery, che è l'asporto, sarà una voce predominante del bilancio 2020, quindi abbiamo deciso immediatamente di partire con l'asporto, e non è comunque stato facile, perché packaging, cioè nel senso struttura, tutta una cosa che noi non avevamo neanche mai esaminato, perché noi eravamo con i nostri circa 130 coperti contenti di sviluppare quello che è il nostro business principale, quindi la ristorazione in loco. Adesso abbiamo dovuto dislocare tutto quanto. E anche con Michele Viello, a un metro di distanza, che è il direttore, insomma, nonché socio mio, con il quale abbiamo affrontato il nuovo menù da sport, perché quello lì ha dovuto subire delle varianti, e quindi adesso lo volevo interpellare appunto per fare due parole anche con lui. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao Gianluca. Niente, noi abbiamo... Io non vi sento sempre, ma immagino che diciate cose splendide. C'è Michele Riello che sta parlando, ha passato la parola Alberto a Michele Riello di Didi. Okay. Anche noi abbiamo dovuto cambiare immediatamente l'immobilismo a un certo punto, con i magazzini pieni e tutto il resto non potevamo farlo. Abbiamo pensato subito di organizzarci e pensare anche ai nostri clienti e anche a quelle persone che ci chiamavano e chiedevano anche il cibo e tutto il resto. Abbiamo dovuto cambiare il modo di fare, i piatti, la materia prima. Abbiamo pensato di mantenere sempre le nostre linee, la linea dell'hamburger, la pizza e anche la cucina, cercando di trovare fuori dei prodotti che siano idonei, perciò anche essere riscaldati e tutto il resto. Però l'andamento, come ha detto già prima anche Lorenzo, sicuramente non ci permette di mantenere tutta la struttura. Soprattutto noi abbiamo bisogno adesso di certezze,
certezze e soprattutto di regole, perché io da qualche anno che faccio questo lavoro e non, la ristorazione non è mai stata vista come elemento da sostenere dal punto di vista economico e dal punto di vista politico. Perché? Perché è sempre stata fatta da forze private e da fondi privati che messi in campo, e qui però abbiamo anche tutta una serie di persone che creano mercato, cioè che creano indotto lavorativo, indotto di merci. Vedevo anche un articolo stamattina delle fragoline delle fragoline di bosco che sono state distrutte perché nessun ristorante e nessun punto a dettaglio le consumate. Ecco, noi siamo una ricchezza che deve essere mantenuta, perché il sistema sociale nostro il modo di essere, di festeggiare, veniva fatto al ristorante, incontri, lavoro, business, veniva una campagna stretto e nell'indotto ristorativo. Tutto questo dobbiamo mantenerlo, devono sostenerci dando delle regole e degli aiuti proprio anche finanziari, perché noi altrimenti dovremmo sinceramente pensare a altre situazioni. Adesso lascio la parola ad Alberto perché vuole concludere con qualche altro argomento. Un attimino. Eccoci qua. Ci sono tantissime cose da dire, nel senso che faccio un esempio, no? Noi circa intorno al 10, quando iniziava a esserci queste problematiche di chiusura, no? E quindi questo allarme generale, abbiamo avuto dei clienti anche che magari venivano da Milano, erano venuti a mangiare da noi, dovevano ritornare a casa e alle 10 ci hanno detto: ascolta, fammi il conto che dobbiamo scappare perché entro mezzanotte dobbiamo essere all'interno della Lombardia, cioè dobbiamo ritornare a casa, se no non ci potrà neanche più entrare, non capiamo cosa fare. Cioè, possiamo soltanto immaginare che problema ha avuto questa pandemia sulla ristorazione. Cioè dobbiamo fare un finanziamento per aprire, un finanziamento per chiudere, un finanziamento per riaprire. Stiamo parlando di follia, no? Noi adesso ci stiamo sentendo anche col nostro architetto, che ringrazio molto, per ipotizzare quella che sarà la fase 2. Quindi capire quanti coperti potremmo avere all'interno, quindi studiare proprio un vero e proprio layout per tener conto sia della parte estetica, ma anche di garantire sicurezza ai nostri clienti. E questo non è facile, perché non è facile? Perché non ci sono linee guida corrette, e continue da parte dello Stato. Lo Stato, ragazzi, gioca un ruolo fondamentale in questa pandemia qua. E dobbiamo avere delle risposte esaurienti e in breve termine da loro. Allora, io intanto, Gianluca, tu mi senti, vero? Mi sento benissimo. Sto ascoltando in maniera in diretta tramite un altro cellulare la voce. I prodigi della tecnologia. No, allora io intanto vi ringrazio tantissimo del tempo, della disponibilità. Io ci tenevo a dare un messaggio chiaro stasera, che emergesse dalle vostre parole, anche perché so che ci seguono sia giornali che TV, che quindi rilanceranno anche il messaggio. E da stasera io capisco questo, che la prima, che tutti siamo consapevoli che sarà dura, che la prima cosa è avere chiarezza, cioè i tempi e le modalità, questo a tutti i livelli istituzionali, dal governo alla regione al comune. Gianluca non lo sentiva, ma prima ovviamente Lorenzo, che è in affitto dal comune, dice: per me uno dei grandi temi è che fine fa quell'affitto, per dirmi. Certo, certo, io ho un mutuo, lui ha un affitto, io ho chiesto la sospensione del mutuo e me l'hanno data, mi hanno sospeso la quota capitale, gli interessi no, però per me è già una grande boccata d'ossigeno. Sì. Se paga gli affitti avrebbe diritto non di essere sospeso con l'affitto, cioè scusami, sì di essere sospeso, non di dire me lo paghi fra 3 mesi, perché fra 3 mesi lo può pagare 3 rate di affitto, non ce la può fare.
Ecco, e questo tema che hai sollevato tu prima e che ha detto anche Lorenzo, cioè Lorenzo prima ha detto esattamente... Scusami che non l'ho sentito. No, ma serve quello che hai detto tu per un motivo, cioè che in realtà questo... E volevo chiudere su questo ragionamento. Uno dei messaggi che sta passando tantissimo è, soprattutto su un settore come il vostro, spostiamo in avanti le scadenze. Certo. Il rischio è, spostiamo in avanti le scadenze, le metto tutte insieme a un certo punto, perché a un certo punto ci sarà un nodo in cui te li chiedono i soldi, e in questo modo rischi, che era quello che diceva Gianluca prima e Lorenzo su altri fronti, di ritrovarti che, per carità, adesso ti danno più che ossigeno, certo, non ti fanno evitano che respiri, diciamo, certo, così, e poi arriva un momento in cui te li chiedono tutti insieme, e quella roba lì diventa la botta mortale a un settore che già sarà in difficoltà. Non va bene, non è possibile. Cioè, rischiamo di spostare un danno enorme tra 2 mesi, fra 3 mesi o quando sarà. Lorenzo, è giusto? Sì, no, è quello che io sono... Oggi siamo molto più consapevoli di quello che siamo in un momento come questo, che i rubinetti sono tutti chiusi, no? E quindi abbiamo già un'idea di quelli che sono i costi, sappiamo che abbiamo una cassa integrazione, sappiamo quali fornitori ci mancano da pagare, quali sono le rate, se sono sospese o no. Quello che a me preoccupa proprio tantissimo, io parlo per, ovviamente in questo caso per la mia persona, dove il 70% del mio fatturato è fatto da turisti, quindi da persone che vivono la città e che per minimo un anno, io devo pensare, no? Insomma, fino a dicembre non li vedremo, forse a gennaio inizieranno, torneranno, non si sa, e quindi devo già dare per scontato che il 60-70% è andato del fatturato e mi devo reinventare qualcos'altro. Il problema è rimettere in moto la macchina è davvero tanto costosa, e ognuno, no, ha i propri conti, però se io devo riuscire a portare a casa quel fatturato lì, io sono molto preoccupato e, come si parlava prima, molto perplesso sulla riapertura, perché se ci sono dei vincoli molto molto stretti, è molto più conveniente tenere ancora chiusi i rubinetti e non riaprire, e quindi io sono anche in quella fase lì per quanto riguarda una parte ovviamente della mia attività, dove probabilmente potrebbe essere conveniente, tra virgolette, rischiare, perché comunque convenienza non ce n'è da nessuna parte, però rischiare o il meno rischio aprire la ristorazione che aprire ad esempio le attività di bar. Quindi insomma ci sono delle valutazioni che adesso bisogna fare in base alle restrizioni che ci verranno date, che però quello che non sappiamo è per quanto, nel momento in cui mettiamo in moto la macchina, riusciamo a portarla avanti, perché oggi so quanto costo, domani non lo so, e questo è quello che effettivamente per me, per la mia azienda, penso per tanti, sia proprio il problema proprio chiave. Non è come ripartiamo, in qualche maniera possiamo ripartire, non è un problema, ma quando siamo ripartiti, come ripartiamo, certo, hai capito, è un po' quella. Adesso a me non interessa, mi dicono metti 2 metri, metti 1 metro, metti 3, a me interessa il 70% del turismo quando arriva, quanta gente verrà con la mascherina e i guanti, no, da me, quanto spenderanno adesso che non hanno più un euro in tasca. Quante volte andranno al ristorante? Sì, hanno voglia di andare al ristorante, ma ci vanno o non ci vanno? Stanno a casa con gli amici perché hanno imparato adesso a prendere il take away e far festa a casa. Cioè, ci sono tante dinamiche che oggi mi preoccupano molto di più di dire devo mettere la mascherina, devo mettere i guanti. Questo per me non è un problema, è l'ultimo dei miei problemi, e il problema sarà tra dopo il 18, quello che sarà, insomma, cioè, come ripartire e sia ripartire. Lo dico con questo esempio: se il tema di riaccendere la macchina è giro la chiave, la macchina fa uno scattino in avanti, come quando la batteria è scarica, ma poi mi si pianta, voglio dire, riaccendere la macchina non mi serve a niente, cioè per riaccenderla devo avere le condizioni di riaccenderla, e questo è il concetto alla fine. Se si ha un dubbio che si può saltare, forse è meglio chiudere in questo momento. È molto, 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 più, molto più intelligente, perché non c'è niente che ci dà una sicurezza, e sicuramente sarà ancora più dura di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Il peggio deve ancora arrivare, quindi per noi è sicuro. Quindi a differenza magari dell'industria, quando l'industria poi parte,
riparte l'economia e girano le cose. Per noi le cose non sono così. Il duro, oggi abbiamo solamente chiuso i rubinetti, vabbè. Chi non ha liquidità, chi non ha cassa, ovviamente è il primo che salta, ma saltava nella realtà o comunque nella realtà faceva comunque già difficoltà. Chi ha fatto investimenti, ovviamente, come i ragazzi qui di Garzadori, hanno fatto un investimento nel momento, no, che gli è arrivata dalla testa la cosa, e mi dispiace un sacco, però questo no, è il momento, quindi devono adesso anche loro reinventarsi la cosa. Però il problema serio e poi noi abbiamo già fatto come società un'iniezione di liquidità importante, perché la liquidità dopo due settimane, con ovviamente i pagamenti, scadenze eccetera, sono terminati, e adesso insomma per quanto metterne dentro bisogna vedere, e per quanto convenga metterne dentro, ecco. Quello che dicevamo prima di simbolico, di dare le chiavi al comune, non è proprio così simbolico, per questo dicevo, cioè nel momento in cui a me non conviene e i numeri sono quelli, parlano così, a me non conviene, io restituisco le chiavi, dico grazie signori, no, non posso andare avanti così e mi invento qualcos'altro. Anche questo, Noi speriamo tutti che non succeda, ovviamente. Ovvio che siamo qua per resistere, per carità. La situazione è questa. Guardate, no, non risolvono certamente le scadenze, però ci sono arrivati, adesso non li leggo, qualcuno l'avete visto che è andato in sovrappressione, tantissimi messaggi. E una delle cose più belle, l'abbiamo visto anche prima con le pasticcerie, è l'affetto che ha questa città per, e anche non solo la città, insomma, poi da voi viene gente da almeno da tutta la provincia. Parlavo di locali, poi ovviamente i turisti sono un altro tipo di discorso. C'è un grande affetto e facciamo il tifo, per cui la speranza è, dicendo, cioè ricapitolando, col tema di avere tempi certi e un po' di idee chiare su come si riaprirà. Per me questo tempo, io devo dire, da non addetto ai lavori esco dal ragionamento con voi avendo capito che forse ancora più del quando, che è importante, conta tantissimo il come. Come. E quindi sul come si riaprirà credo che bisognerà concentrarsi molto nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane. E nel frattempo io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, un grande augurio di buon lavoro, e faccio il tifo per voi insieme alle tantissime persone che ci hanno scritto oggi. Quindi Gianluca, ti vedo, vuoi dire una cosa? No, volevo dire che sono riuscito a sentire tutto l'intervento di Lorenzo, sono felice. Grande. Concordo con lui comunque in tutto. Volevo semplicemente dire che ogni qualvolta che si sente un collega che pensa di poter mettere in discussione la riapertura o meno del suo locale, fa soffrire tutta la categoria. Cioè non è un pensiero quello di dire chiude uno e vinco io. Più ristoranti ci sono in città e meglio è per tutti. Meglio è per assolutamente. Tutti. Sono assolutamente convinto di questo. Quindi forza. Grazie davvero a tutti. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Bene, iniziamo adesso l'ultima parte, dovremmo avere e dovrebbero arrivare in onda, eccoli, li ho fatti aspettare, siamo andati un po' lunghi, Andrea Liotto di Stra, quindi due ville, abbiamo Damiano Salmeri, Borsa, ma anche Terraglio, quindi Vicenza e Bassano, e Max Trevisan alle Erbe, quindi Piazza delle Erbe in cuore del centro, ma anche il Cubo, dove è direttore artistico, giusto? Corretto? Sì, la parte quella di comunicazione. Direttore parte di comunicazione. Allora, forse avete sentito parte degli interventi precedenti, in realtà alcuni di voi fanno anche attività che si incrociano con quelle che abbiamo sentito prima, sia sul lato pasticceria che sul lato ristorazione, però nell'ultima parte volevamo dedicarci, è saltata la connessione con Damiano, ma andiamo avanti con Andrea e con Max. Volevamo concentrarci ovviamente sulla parte aperitivo, la sera, insomma siete tutti titolari di realtà importanti a cui siamo tutti affezionati, e quindi non rifaccio grandi introduzioni, avete sentito prima, vogliamo sapere da voi, uno, come state vivendo questa fase, che impatto sta avendo sulla vostra attività e che cosa vi aspettate, che cosa serve, che cosa credete che sia fondamentale per riaprire e soprattutto per resistere ai prossimi mesi, che insomma l'abbiamo capito, nessuno si aspetta che siano facili.
Andrea, andiamo in senso orario, Andrea Liotto, Damiano e Max. Allora, ciao a tutti ragazzi, intanto appunto... Già... No, Andrea. Ok. Allora, intanto è stato proprio bello vedere Jack come da appunto i primi tre ai ragazzi che si sono seduti prima di noi. Cioè, alla fine provi un po' tutto a fare tutto. Allora, è chiaro Jack che la situazione è disastrosa, cioè inutile che ci prendiamo in giro, nel senso che il nostro settore è uno di quelli più colpiti da questo disastro, nel senso che oltre al quando riapriremo, che appunto sappiamo già che come abbiamo, cioè è stato detto tutto Jack da precedentemente, non sappiamo quando apriremo eccetera, il punto sarà il come, è quello che ovviamente farà la differenza. Adesso al di là di tutta la speculazione che c'è in mascherine, guanti, divisori, cioè veramente appunto come è stato detto prima è un macello, nel senso che prezzi che vanno alle stelle, tutti che provano a venderti tutto, quando alla fine non c'è ancora nulla di chiaro. Allora è chiaro che ognuno di noi presume un po' come andranno a finire le cose, però adesso come adesso, torniamo al discorso, non c'è chiarezza, quindi prima tutto questo arriva, prima ci attezziamo. È chiaro che il problema, Jack, è parlando appunto con colleghi del settore, ma anche di altri settori, tante persone pensano di non riaprire, altre pensano che la soluzione migliore sia portare i libri in tribunale, quindi capisci che non ci sono tanti aspetti che ti fanno sperare. Nel nostro, Jack, ovviamente anche noi abbiamo dovuto chiudere, abbiamo aspettato un po' per vedere quando avremmo potuto ripartire, eccetera, e poi dopo Pasqua siamo partiti anche noi con i delivery, con le consegne. Noi fortunatamente eravamo già attrezzati, perché lo facevamo già, fortunatamente anche qua lavorando con le aziende e anche con privati, quindi abbiamo semplicemente potenziato quello che stavamo facendo prima, siamo tutti d'accordo che non possiamo vivere di delivery, non è il nostro, però siamo anche d'accordo che può essere una soluzione quella di potenziarlo, noi stiamo studiando per dirti un'app, da fare per poterla far scaricare i clienti, ordinare sia il takeaway sia il delivery. È chiaro che anche lì è un casino, devi attrezzarti con orari, con tipologie di consegne, con varianti, con distanze, devi calcolare bene la marginalità, perché appunto tante volte rischi di muoverti per niente, e quindi ci sono tanti aspetti da valutare. È chiaro che È difficile, Jack, noi lo faremo, abbiamo delle idee su qualcosa da fare per poter sopperire alla grossa perdita di fatturato che è chiaro che avremo, perché ormai l'anno è compromesso, però ecco, cioè, per dirti io, Jack, non ho più seguito niente, ho smesso di ascoltare telegiornali, di capire cosa faranno, cosa non faranno, cosa dovremmo fare, eccetera. Ovviamente ci siamo già attrezzati con i fornitori per avere perlomeno i dispositivi che siamo sicuri che serviranno, mascherine, già ce l'avevamo già prima, i guanti ce l'avevamo prima, eccetera, però cioè, se tu ti fermi alla situazione, veramente ti demotiva, non sai cosa fare, ti blocca, vieni preso appunto da uno sconforto che non ti aiuta a ragionare, non ti aiuta a rimanere lucido, e quindi quello che possiamo fare per ora è far questo. Noi abbiamo deciso di non attuare l'escamotage giusto della Piera, per una questione un po' nostra, appunto, poi ognuno guarda la propria situazione, però ecco, abbiamo... Se magari non ha seguito la prima parte, l'escamotage della Piera è Piera Bolzani prima spiegava che molte pasticcerie locali hanno riaperto vendendo pane, perché voi sapete che si può vendere pane, quindi non fai l'attività macchina del caffè eccetera, ma il pane lo puoi vendere, quindi se hai prodotti di pasticceria puoi vendere anche quelli. Scusa Andrea, ma magari c'è qualcuno che si è collegato dopo, vai. Il problema appunto, Jack, è che bisognerà aspettare, non sappiamo quando potremo tornare a fare il nostro lavoro, in quel momento lì devi sopperire. È chiaro che se tu devi provare a sopravvivere con i costi che avevi prima non stai in piedi, cioè io veramente sfido chiunque a stare in piedi. Le cose belle che sono nate sono gruppi che sono nati appunto di, io ne seguo più di uno su Facebook in cui appunto ci sono di tutto, da ristoratori a chi faceva catering, pasticcerie, gelaterie, lì ti aiuti a vicenda, ti aiuti appunto a, ti scambi i fornitori, ti scambi i prezzi, ti scambi le idee, condividi qualsiasi tipo di aspetto che può essere di aiuto agli altri,
condividi anche strategie a livello Jack di pianificazione con commercialisti, consulenti del lavoro, esperti di conservazione e tutela del patrimonio, cioè ci sono tanti aspetti che ti possono aiutare, però alla fine poi Jack, se non arriva l'aiuto grosso, cioè il punto è quello Jack, io nel cassetto non ho più una parte di fatturato, di entrate, che io avrei avuto nella normalità se non mi avessero obbligato a chiudere. Voi non potete costringermi ad andare a prendere questi soldi dalle banche e poi essere costretto a ridargliele con degli interessi che all'inizio andavano dallo 0,2-0,5% e adesso vanno dall'1,9 al 2 in su. Perché non ha senso, perché io sì, fra un anno, due anni o quello che è, mi trovo a dovergli ridare dei soldi quando non so quanto tempo potrò andare avanti e come sarà il lavoro dopo. E quindi fai fatica veramente a prevedere quello che sarà. Però cioè, ci siamo in ballo, Jack, quindi dobbiamo riuscire a trovare delle soluzioni concrete per aiutarci. Il delivery sicuramente, il takeaway verranno potenziati, uno prova lì, e nel nostro caso proveremo a potenziare la gelateria. Insomma, noi fortunatamente avendo la fascia oraria che prende dalla colazione al pranzo, le cene, gli aperitivi, quello che è la gelateria, potremo decidere dove puntare. Chiaro che anche noi con una ventina di collaboratori e con costi di gestione alti, riuscire a superare alla fetta di fatturato che ti manca sarà difficile, però rimaniamo concentrati su delle idee concrete per poter. Andre, poi torno da te con una domanda finale che farò a tutti come l'ho fatto prima, come ho fatto prima anche agli altri sei che mi hanno preceduto, che è di fatto che cosa vi aspettate e soprattutto se poteste fare una richiesta, che richieste fareste a chi governa? Perché poi appunto l'interesse di questa diretta è provare a dar voce a un mondo e quindi poi faccio un brevissimo giro finale in cui vi chiedo questa cosa qui. Damiano ha due realtà, io conosco meglio ovviamente il Bar Borsa a Vicenza, che è un luogo assolutamente particolare, sia per bellezza che per caratteristiche, voglio dire, anche solo del tipo di investimento imprenditoriale, di affitto, di gestione del luogo, eccetera. E quindi intanto grazie della disponibilità, come ringrazio tantissimo Andrea Massimiliano. Raccontaci, tu hai due osservatori appunto, la domanda è sempre la stessa, cioè come la state vivendo, cosa avete messo in campo, che impatto sta avendo su una realtà come la vostra, e anche cosa vi aspettate per il futuro. Salta la parte delle richieste che la facciamo alla fine, vai. Grazie intanto dell'invito Giacomo. Saluto sia Max che Andrea. E, sì, come hai detto bene tu, noi abbiamo due realtà insieme a Sergio Strada e a Giuseppe Padovan, abbiamo sia l'Osteria Tarraglia a Bassano che il Borsa a Vicenza. La nostra struttura è abbastanza pesante perché abbiamo 50 collaboratori, per cui stiamo soffrendo moltissimo, soprattutto per loro, perché sicuramente per noi sono prima di tutto delle persone, dei collaboratori, per cui il disastro primario è pensare che questa situazione, che è a dir poco drammatica, possa costringerci poi a fare delle scelte sul personale. Cosa dire? Il mondo è cambiato per tutti. La gente è cambiata, la testa delle persone è cambiata, perciò inevitabilmente dobbiamo cambiare anche noi, deve cambiare anche il nostro settore, dovrà adeguarsi a questo cambiamento. Noi sicuramente abbiamo il compito più importante, che è quello di metterci quello che abbiamo sempre messo, che è la forza, la passione, crederci nel lavoro che facciamo, però questa sarà una ripresa purtroppo che sarà lunga, lunga, difficile e anche molto molto lenta. Non potremo programmare, la difficoltà fondamentale è proprio questa, cioè se fino a 3 mesi fa tu potevi fare un programma di lavoro pensando che l'estate è una dinamica, l'inverno poteva averne un'altra e quant'altro, oggi non siamo più in queste condizioni, è saltato il banco, per cui dobbiamo navigare a vista, dobbiamo essere in grado di cogliere i cambiamenti al volo, perché praticamente se saremo costretti a ottobre a causa di una coda dell'epidemia
a ritornare magari in un look down, magari anche se più leggero, vuol dire rimettere in gioco nuovamente quello che avevamo fatto in questi tre mesi, sperando che riuscire ad aprire a maggio. Sicuramente il problema essenziale sono gli aiuti. Se, come ho detto prima, la parte più importante la dobbiamo fare noi, come sempre, questa è imprescindibile. Un'altra Damiano, parte importante però Damiano, che venga fatta dalle istituzioni, che siano sì. Prima di entrare in questa parte qui, siccome ti vediamo, ti sentiamo bene, ma ti vediamo male, cioè ti vediamo sgranato e rallentato. In realtà il ragionamento si è capito bene, per cui non ti ho interrotto. Ma se ce la fai a sconnetterti e riconnetterti con una connessione migliore, proviamo a vedere. Ecco, vai. Max, vai tu, nel senso, fin tanto che Damiano fa questa operazione, insomma, non serve che ti dica qual è la domanda. Grazie della disponibilità. Grazie a te, come ciao a tutti. Noi come abbiamo vissuto questa situazione? Noi abbiamo aperto anche da poco, è neanche un anno che abbiamo aperto questa attività. Quello che abbiamo cercato di fare subito quando abbiamo visto la situazione aggravarsi è quello comunque di stare vicino al cliente e cercare di migliorare quello che è il nostro servizio. Quindi noi in questo periodo in realtà abbiamo lavorato molto ancora di più per cercare di dare una proposta più importante col delivery o in altri modi per stare vicino al cliente. Studiando poi alternative differenti per capire alle fine le persone poi all'interno di una casa o in una situazione cosa poteva aver bisogno e quindi anche aumentare la proposta del nostro locale. Noi dopo abbiamo fatto una cosa un po' differente rispetto agli altri locali, essendo che noi, il mio socio aveva e ha ancora anche il Kubo, l'idea era quella un po' di unire le forze per cercare di abbattere i costi e di portare un servizio ancora più completo alla gente. La questione la vediamo comunque molto, cioè non la si vede il futuro in questo momento, nel senso che non ci sono dei parametri o delle convinzioni o delle cose che ci stanno dicendo in questo momento, quindi ci sono veramente tanti fattori che dovremmo capire adesso andando avanti su queste cose. E torniamo un attimo da Damiano. Damiano, se riprendi il ragionamento che stavi facendo e a questo punto integri anche col discorso che vi dicevo prima, cioè che cosa vi aspettate dalle istituzioni? Cioè, si sta parlando tantissimo di questo tema, soprattutto negli ultimi giorni, cioè dal tema del rinvio delle scadenze. Per esempio, oggi sul giornale si parlava dell'aspetto dei plateati, il giornale di Vicenza ovviamente si parla dell'aspetto dei plateati, sulla città. Quindi ci sono tutte le istituzioni coinvolte, non solo, ovviamente, cioè dall'INPS a mille altre istituzioni, non solo quelle, chiamiamole, politiche, ecco, quei tipi di varie istituzioni lì. Per voi, quali sono le urgenze vere, le cose più importanti, con la consapevolezza che saranno comunque tempi difficili? Questo lo dite tutti, è evidente, a tutti noi. Ma se doveste dire le due o tre cose fondamentali, la cosa fondamentale, qual è? Però, a parte questo, se prosegui il ragionamento che stai facendo prima, che è importante, cioè sui dipendenti, il lavoro, eccetera. Sì, no, non so, ben prima mi sentivate bene o c'era una... Noi ti sentivamo benissimo, ma si bloccava l'immagine e quando non si bloccava era sgranata. Adesso ti vediamo praticamente in 3D, quindi non so cosa sia successo. Ma... Ho cambiato il collegamento. Ok. Allora, no, come ho detto, una parte importante la dobbiamo sempre fare noi perché siamo in prima linea. L'altra però che devono fare le istituzioni è di capire cosa vuol dire essere in prima linea, perché se abbiamo sempre chi decide che non conosce la realtà, diventa difficile poi anche la soluzione che possono trovare. Per cui anche andando in un ragionamento nazionale, Conte non ha creato questi 17 saggi che dovevano essere la soluzione, esatto, per trovare chissà che tipo di soluzione a livello nazionale, bene, perché anche noi nel nostro piccolo non creiamo un comitato dove all'interno ci siamo noi, perché solo noi sappiamo quali sono le problematiche che abbiamo quotidianamente. Sarebbe importante che un'amministrazione seria prendesse in considerazione questa opportunità qua di dire vado ad ascoltarli, un po' come stai facendo tu oggi, e di dire bene, quali sono i problemi? Bene, sono questi, li mettiamo sul tavolo. Non potremo risolverli tutti perché nessuno ha la bacchetta magica, però magari qualcosa, invece magari di concentrarsi su aiuti che non portano a nulla, i nostri problemi sono magari tutt'altro. E allora, quali sono? Adesso vedremo. Allora, se pensiamo di risolvere il problema con i finanziamenti che hanno messo in atto,
siamo lontani da qualsiasi tipo di soluzione, perché questo vuol dire prendere un problema, lo spostiamo avanti di un tot di tempo, ma si ripresenterà, perché nel frattempo o saremo in grado di ritornare come nulla fosse, ma la vedo veramente ardua come impresa, se non fra almeno un anno, perché il fatturato mio, ma di come la gran parte di tutti i miei colleghi di Vicenza e non solo, è fatto da turisti, che vuol dire perderli almeno per un anno, per cui perdi un 30-40% di turisti. Gli italiani bisogna capire se potranno spostarsi da regione a regione, per cui bisogna capire se avranno i soldi anche di spostarsi, e non sappiamo se arrivano. Le persone vicentine o bassanesi o per Andrea locali intorno a lui, cioè, si muoveranno? Avranno voglia di venire all'interno dei locali dove li riceveremo con mascherine e guanti? Punto interrogativo importante. Io allora, adesso, però uno cliente ce l'abbiamo diviso tre, però il problema sta là. E allora, noi avremo dei mesi difficili davanti, certo, lo dicono tutti, ma è la realtà e basta leggerla, no? L'unico pensiero che dovremmo avere noi e le istituzioni è di garantire a chi lavorava il 20 di febbraio che siano in grado di lavorare anche il 20 di settembre. Punto. L'unica soluzione è questa, pensare a questo. Come? Bene, allora ci sono degli ammortizzatori sociali che intanto aiutano sicuramente temporaneamente, ma bisogna capire per quanto tempo, perché purtroppo tutti saremmo costretti a fare delle scelte sul personale, no? Noi, allora, prima sentivo Lorenzo che logicamente, tornando un po' alla realtà vicentina, siamo i primi due a Vicenza per contributori della, ho fatto i conti prima, ho pagato oltre 500.000 euro di affitti io in questi 7 anni, per cui stiamo parlando di grandi cifre, no? In questo momento però bisogna anche rendersi conto che, essendo cambiato il mondo, bisogna riprendere in mano tutto, dal valore degli affitti, che vale sia per il privato che per il pubblico, al valore di quello che è il costo del lavoro, al valore di quello che è anche il costo del prodotto, e bisogna che tutte le filiere si armonizzino su queste che sono le problematiche reali, perché o stiamo in piedi tutti, logicamente con volumi ridotti, o se no ci troveremo metà persone in mezzo alla strada senza lavoro, non c'è alternativa. Lo spostare il pagamento, come ha fatto il Comune di Vicenza, dice me lo dai tutto in una rata il 30 di ottobre piuttosto che in tre rate, non è la soluzione. In 4 mesi cosa vuoi che cambi a Vicenza? Niente, per cui non può essere una soluzione. Bisogna sedersi giù, ragionarci con calma e capire quale potrebbe essere una soluzione, ma a lungo respiro. Qua bisogna parlare di anni, questo è un disastro che ci vogliono minimo dai 3 ai 5 anni per ritornare come eravamo fino a dicembre del 2019, sperando che non succeda qualcos'altro, perché se arriva un altro pipistrello cambia ancora il mondo, no? E allora, sperando che tutti, che trovino il vaccino, che trovino le cure adatte, tutto quanto, minimo 3-5 anni ci vogliono tutti per recuperare il danno, solo il danno di questi mesi che ha fatto il coronavirus. Poi bisogna tornare a marginare, perché siamo delle imprese, bisogna tornare a fare gli utili e marginare come facevamo prima. Proposte. Allora, una, la più sensata, immediata, è quella di plateatici, no? Che riguarda un po' tutti, a seconda di chi li ha o meno, però sicuramente va a colpire chi ne ha di più, per cui magari, per quanto mi riguarda, magari sono anche direttamente interessato, però non è la soluzione. Sicuramente se io però ho 100 posti e da domani me ne fai avere solo 50, è logico che ti devo pagare massimo il 50% o me ne dai il doppio gratuitamente. Questo può essere una soluzione. Spostare tutti i pagamenti, ma non spostarli, annullarli i pagamenti fino a che non ritorneremo quelli di prima, prenderli e dire rinunciamo, perché non vada a incancrenire la situazione e cercare di recuperare questi 4, 5, 6 mesi, perché non è questo il problema. Il problema è che tu me li dovrai pagare per i prossimi 9 anni, 10 anni, e allora lì c'è lungimiranza e qualcuno deve prendere queste decisioni. Perché o abbiamo i locali sfitti che non renderanno nulla, o se no mi accontento di prendere meno ma per più tempo, perché ho capito che il mondo è cambiato tutto anche dal punto di vista di costi e fatturati delle aziende che sono all'interno. Creerei proprio un comitato fatto da persone che sono di questo mestiere assieme alle amministrazioni che risolvono questo problema. Bassano per esempio l'ha già fatto,
chi è in affitto nei comuni, negli immobili del comune, per 3 mesi non verrà chiesto l'affitto, proprio annullati, non so se annullato. Per cui minimo bisogna fare tutti, però ripeto, l'unico obiettivo che dobbiamo avere davanti non è l'utile delle aziende, dell'impresa, del comune, perché il comune è un'azienda anche di per sé, per cui sarà difficile far quadrare tutto, però l'unico obiettivo è quello di salvaguardare i posti di lavoro che erano al 20 di febbraio, devono essere gli stessi al 20 di settembre, punto, tutto il resto è da costruire. Su questa cosa che ha detto Damiano, io l'ho detto ai vostri colleghi, l'ho detto anche voi al telefono, l'obiettivo di queste, quando vi ho chiamato per invitarvi, l'obiettivo di queste dirette non è politico nel senso, come si può dire, appunto, nel senso, diciamo così, della polemica del termine, e quindi anche sono molto attento a quello che dico. No, non c'è polemica da parte di assolutamente. No, sto per dire, però una cosa mi sento di dirla, no, non era su quello, Damiano, tu figurati, devi dire tutto quello che pensi, no, è una premessa su quello che sto per dire io, e cioè che secondo me, ed è collegato a quello che dici, ci deve essere un grande obiettivo, e cioè si è iniziata questa crisi col famoso hashtag andrà tutto bene, su cui io avevo dei dubbi all'inizio, devo dire più passa il tempo più dubbi ho, nel senso che tanto andrà tutto bene, non è già andato tutto bene, perché tra quante persone sono morte, la difficoltà enorme economica che già inizia, che ci sarà nei prossimi mesi, quella sociale, quindi andrà tutto bene, no. C'è un elemento, può essere che se prendiamo alcuni aspetti di questo modo, diciamo, di questi mesi, e li portiamo più avanti, possano essere utili per molti motivi, da tutti i punti di vista, quelli sociali, anche a quelli imprenditoriali e economici, cioè se sul delivery, sull'asporto, le aziende da questo momento acquisiscono un know-how, una capacità che sono in grado di portare anche più avanti, quando si spera tornerà anche il mondo normale, questo può essere un bene. Per cui l'obiettivo vero deve essere riuscire a portare tutti da una riva all'altra. Tutti vuol dire le aziende, il più possibile, che vuol dire i lavoratori, cioè lo dicevate prima tutti voi, soprattutto, non so quanti dipendenti abbia il Kubo, ma sia Stra che il Borsa, anche all'Erbe ci sono parecchi, vedo parecchi ragazzi che si lavorano, cioè non sono in realtà con 1 o 2 persone. Cioè l'obiettivo vero deve essere dare a queste imprese la possibilità di arrivare dall'altra parte della riva, quando il mondo ritornerà, speriamo, normale, sperando che sia la traversata di un fiume e non di un mare, e quindi che ci sia la possibilità il prima possibile di ritornare alla normalità. Ma ecco, prima facevi l'esempio degli affitti, l'esempio delle scadenze. Cioè se, per esempio, se questa vicenda durerà tanto, com'è possibile anche dal punto di vista di un ritorno eventualmente in autunno, eccetera, per me il ragionamento che il ritorno del virus, ovviamente, il ragionamento che faceva Damiano, cioè di un cambio di paradigma, cioè che siamo entrati in una fase completamente diversa, non è un episodio in cui per 2 mesi abbiamo incassato di meno, cioè sarà una cosa che ci si porterà per tanto tempo dietro. Questo per me dovrà portare amministrazioni pubbliche e tutte le realtà coinvolte, quindi dal livello amministrativo comunale al livello nazionale, ad assumere questa forma mentis. È cambiato il mondo, per cui dagli affitti alle scadenze fiscali non bastano le misure momentanee, perché se vi spostano fra 6 mesi tutte le scadenze fiscali, la cosa che scopriamo è che fra 6 mesi bisognerà pagare una montagna alta così di quattrini, non avendo potuto nei 6 mesi guadagnarli, quindi nel senso, no. Scusate l'intermezzo, ma Andrea e Max, chiudete il pensiero con, insomma, riferimento a quello che diceva Damiano, cosa vi aspettate dei prossimi mesi, quali sono le cose fondamentali? Concetto è quello. Vai Max, scusami. Vai tranquillo. Max e poi Andrea. Allora, guarda, le cose che noi abbiamo bisogno subito, in realtà, comunque, come diceva Damiano, è anche una questione da parte dello Stato di alcune risposte, come apriremo, quando apriremo e tutte queste cose qua. Sicuramente per me, oltre a quello che ci darà lo Stato, è che il modo di lavorare cambierà, oppure bisogna pensare ad altri modi per fatturare per le nostre aziende, e quindi il delivery o altre cose saranno da spendere, e per me dedicarci molto più tempo per stare anche molto più vicino al cliente, perché quello che abbiamo notato noi è che sì, non basta
fare il delivery o fare una buona comunicazione, bisogna avere rapporto con i clienti e avere delle reti importanti. E quindi per me questa cosa ci farà anche tornare un po' indietro ed avere dei rapporti molto più importanti con le persone, che potrebbe essere una cosa unica positiva in questa situazione. Andrea, chiudi tu la nostra riflessione. Sono d'accordo con tutti quelli che hanno partecipato, Jack, il concetto è questo, che cioè io capisco, Jack, che nessuno avesse previsto questo macello da tutti i punti di vista, però cioè, o decidono di farci morire o decidono di darci una mano a stare a galla. Il punto è quello, che se tu fai partire l'effetto, adesso noi siamo in lockdown, Jack, quindi per ora sì, qualcosa ti hanno congelato, qualcosa no, eccetera, eccetera. Ognuno di noi non vede l'ora di ripartire, il problema è che quando riparti, questi bussano, allora inizia ad arrivare tutta la carovana di roba che ti hanno, tra virgolette, sospeso. Allora, il punto è proprio che bisogna pensare, come diceva Damiano, Jack, a lunghissimo termine. Quindi, se non ci daranno una mano le istituzioni, adesso comuni, vari, ognuno prende i propri, e sono perfettamente d'accordo che comunque noi dovremmo muoverci finalmente per riuscire anche a dare una voce più forte e coordinata per appunto confrontarci con gente che non sa assolutamente niente del nostro lavoro. E cioè, se non ci daranno la possibilità, Jack, di avere liquidità, perché le nostre attività hanno bisogno di liquidità per andare avanti, Jack, altrimenti non ce la fai, ma liquidità per stare in piedi, no per fare i fenomeni in giro, non vai da nessuna parte, Jack. Cioè, posticipare vuol dire che con i cali che avremo di fatturato e le spese che abbiamo avanti, anche per noi siamo tutti d'accordo che la priorità per tutti sono le persone, ma anche perché altrimenti, se tu inizi a lasciare a casa persone in un settore dove non assumerà più nessuno, Jack, alberghi, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, siamo tutti nella stessa barca, cioè crei veramente il tasso di povertà va alle stelle. Quindi se tu salvaguardi le aziende possono salvaguardare le persone e più o meno possiamo provare a tornare a un barlume di normalità col tempo. Invece tu non ci dai questa possibilità, ci tiri la mozzata finale e allora saltiamo tutti, c'è poco da fare. Se posso aggiungere... chiudi tu con l'ultimo pensiero. Riprendendo un po' quello che ha detto anche Max sul cambiamento delle persone, no? Che è quello che rimarrà di più. Il problema è che questa cosa che è accaduta è troppo grande. Cioè non era mai, non ha storicità, non è che è accaduta una cosa, una crisi finanziaria, qualcosa che abbiamo una soluzione o che abbiamo già visto cosa succederà. Qui stiamo sulla dinamica dell'imprevedibilità, per cui pensiamo e speriamo che le cose vadano bene e noi ci metteremo sicuramente del nostro, ma questa è una cosa troppo grossa quella che è accaduta, per cui qualcuno deve pensarci bene, che non è la spagnola del 1919, cioè di 100 anni fa, il mondo è cambiato, non è la stessa cosa, certo. No? Per cui bisogna mettere in atto delle azioni completamente innovative, completamente diverse da quelle che sono state messe in atto per tutte le altre cose, per cui i finanziamenti, ritornando a quel punto là che non mi ricordo più se avevo chiuso prima, i finanziamenti dove tu mi sposti un problema non è la soluzione, devi darmi dei contributi come hanno già fatto anche altri stati, ma hanno fatto prima il bonifico e poi ne hanno discusso, noi siamo qua che litighiamo ancora qui i documenti e sono passati quanti? Già 2 mesi e questo è il problema, no? Che poi diventa difficile realizzare qualsiasi progetto se non c'è qualcuno che comunque una mano te la deve tendere. Perché tutta volta cambierà il mondo, siamo tutti più sereni, più predisposti per stare assieme anche in maniera diversa, ok, però le attività, piccole o grandi che siano, bar, ristoranti, tutti quanti siamo nella stessa barca identici, non c'entra nulla la dimensione qua, chi è più grosso ha più problemi in questo momento, per cui rispetto a un piccolo che magari se su una condizione familiare ha un problema tra virgolette, come ho detto prima io ne ho 50 di problemi, per cui è diverso, però bisogna essere tutti uniti e cercare di trovare una soluzione che sia congrua, nessuno chiede di lanciare soldi per aria, no, vogliamo solamente l'opportunità di poter lavorare, nulla di diverso. Questo è un messaggio fortissimo e devo dire che sono arrivati anche prima, non l'ho, ecco, questo penso che sia un vostro
collega, nel senso che dice Lattari che è altissima, circa 21 metri al metro quadro, 3 mesi chiusi, i prossimi mesi il 50% dei posti deve essere cancellata, non sospesa, per quei mesi in cui non abbiamo prodotto rifiuti, sì, un collega. La fattura gennaio-aprile è già pagata al 100%, almeno le prossime due rate 2020 che calcolano il 50% in meno di ogni rata e non recupereranno il 2021. Questo è un esempio, ne sono arrivati veramente tantissimi, sia di clienti che vi fanno un in bocca al lupo e vi abbracciano e dicono che non vedono l'ora di arrivare, di tornare da voi, qualcuno è anche passato in sovraimpressione, a colleghi che raccontano situazioni assolutamente simili, comparabili alla vostra, e mi pare, e chiudo con questo, che i ragionamenti siano di fatto due: da un lato la chiarezza sui tempi e su come si ripartirà, e due, il tema che i rinvii spostano in avanti il cappio più che dare fiducia, nel senso che diventa una situazione in cui a uno gli viene quasi il dubbio di riaprire a un certo punto, perché ti ritrovi con l'idea che fra tot tempo hai tutte le scadenze posticipate e ti ritrovi a doverci far fronte. Quindi questi sono i due grandi messaggi. Devo dirvi grazie perché siete stati veramente chiari, non è semplice tante volte davanti al video. E invece credo che, perlomeno io, che non sono del settore, sono del settore perché frequento i vostri locali, ma non sono del settore perché non gestisco locali, però ho capito, vi ho capiti bene e vi ho seguiti, quindi grazie davvero del vostro tempo e anche della vostra esperienza, del vostro racconto, e soprattutto in bocca al lupo, buon lavoro e speriamo di poter tornare presto da voi. Grazie, grazie mille a te. Ciao, 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 ciao